Salve, immagina questo. Un cliente ti chiama per un rumore proveniente dal sistema di riscaldamento. Al tuo arrivo, il rumore è forte e chiaro. Ma da dove proviene nel sistema? Esistono diverse potenziali fonti di rumore. E poiché sistemi idronici trasportano facilmente il suono e le vibrazioni, può essere difficile identificare la fonte. La buona notizia è che questa sfida, nella maggior parte dei casi, può essere risolta. Vediamo come. Poiché il rumore viene facilmente trasmesso attraverso strutture e componenti nell'impianto di riscaldamento, è molto difficile da eliminare. Questo piccolo cariglion illustra una pompa. Quando lo faccio suonare nell'aria, riusciamo a malapena a sentirlo. Ma quando lo metto su questo radiatore, il rumore diventa molto più chiaro. Le cause del rumore negli impianti di riscaldamento sono numerose, ma le due cause principali sono un errato dimensionamento e una messa in servizio non corretta. Se i tubi non sono dimensionati correttamente in base alla portata richiesta, velocità di portata elevate possono generare rumore nei tubi e nelle valvole. Per eliminare il rumore derivante dalla portata, è necessario evitare bruschi cambiamenti di dimensioni, spigoli vivi e curve di piccolo raggio. Un buon esempio di questo fenomeno si ha quando si sostituisce una vecchia caldaia con una pompa riscaldamento nuova. Un impianto con pompa per riscaldamento generalmente richiede una portata di gran lunga maggiore rispetto a una caldaia per via della temperatura inferiore. È essenziale inoltre eseguire una configurazione corretta, un'impostazione della velocità della pompa adeguata e un bilanciamento accurato del sistema. In caso contrario, la pressione eccessiva verrà rimossa per decali di pressione nelle valvole, che portano ad un consumo eccessivo di energia e generano rumore. Per prevenire il rumore, i circolatori Grundfos sono testati nel nostro laboratorio acustico. Andiamo a dare un'occhiata in laboratorio. Qui nel laboratorio acustico, i circolatori sono sottoposti a un test di rumorosità completo, concentrandosi sul rumore emesso nell'aria, nell'acqua e nella struttura delle tubazioni. La configurazione con l'emisfero a 20 microfoni ci permette di misurare e documentare il livello di rumore generale. Sensori di vibrazione e di fluido sono utilizzati per quantificare il rumore emesso dalla pompa attraverso il sistema di tubazioni. La registrazione binaurale ci consente di registrare e progettare il rumore del circolatore in modo che sia gradevole. La telecamera acustica, con oltre 100 microfoni, è un altro strumento potente che consente di vedere il rumore di una pompa nei più piccoli dettagli. Ma non importa quanto siano testati questi componenti, è impossibile replicare pienamente la diversità delle installazioni del mondo reale. Ciò significa che, come installatore, svolgi un ruolo cruciale nella progettazione, dimensionamento e messa in servizio di un impianto di riscaldamento corretto. Tutto ciò significa che quando il sistema è silenzioso sta funzionando in modo ottimale e il proprietario può risparmiare energia e godere di un'abitazione ben riscaldata e più confortevole. Alla prossima, nel laboratorio Grundfos.